Ultimi giorni di campagna elettorale per le primarie del PD che domenica sceglieranno il nuovo segretario e l'assemblea regionale del partito. Tra polemiche e colpi bassi, il clima è sempre più rovente ed è comprensibile poiché tutti si giocano tutto. Paolo Frattura ha scommesso le sue ambizioni di leadership monocratica sulla vittoria di Micaela Fanelli. Gli attuali dirigenti, invece, ovvero Leva, Ruta, Scarabeo, Totaro e Petraroia, confidano nella vittoria di Laura Vinitelli per orientare a sinistra l'azione di governo di Paolo Frattura con un occhio rivolto alle candidature per le prossime elezioni politiche. Ovviamente l'esito delle primarie determinerà anche nuovi equilibri nella giunta regionale, al di là della proposta sul quinto assessore. Secondo voci filtrate dal Palazzo di Via Genova, in caso di vittoria di Micaela Fanelli, uscirebbe dall'esecutivo Massimiliano Scarabeo per cedere il posto a Vincenzo Cotugno. Se vincerà Laura Vinitelli, invece, il posto di Scarabeo potrebbe essere assegnato a Francesco Totaro. In tale schema, le colonne portanti della giunta, Vittorino Faciolle e Michele Petraroia, resterebbero comunque nell'esecutivo, seppur con incarichi diversi, dicono i ben informati. Ma al di là dell'esito delle primarie, ci sarebbe sempre, secondo indiscrezioni, un'altra sorpresa eclatante, tutta interna all'Italia dei Valori. L'assessore per Paolo Nagni dovrebbe essere il candidato sindaco del centro-sinistra a Campobasso e fare così posto nella giunta Frattura a Cristiano Di Pietro. L'avvicendamento sarebbe stato richiesto direttamente da Antonio Di Pietro, ma l'ex PM non ha confermato l'indiscrezione. Comunque sono in molti a bussare per avere il posto di assessore, in particolare Nunzia Lattanzio e Salvatore Ciocca, ma non è escluso che Paolo Frattura, se dovesse perdere le primarie, per evitare la morsa del PD, potrebbe addirittura allargare la sua maggioranza, chiamando in giunta un esponente del centrodestra.